Ecco qua, siamo a Cagliari, ecco come si presenta Piazza Matteotti, oggi come oggi, coi topi che girano. Ecco qua, Cagliari, coi topi che girano. Ricorderete di come nel recente passato, per tanti lunghi anni, questa piazza è stata lasciata abbandonata. Bivaccavano delle persone, accadevano delle continue risse e delle aggressioni, e oggi tutto è cambiato, però c'è il problema dei ratti. E allora, dopo la segnalazione di uno dei tanti cittadini, ho deciso di venire qua per vederci chiaro, scoprendo cosa? Che i ratti hanno creato le loro tane al di sotto di questi chiusini di pietra e di cemento, l'accesso della colonia di questi mammiferi. Ma quanti ratti hai visto esattamente? Io ratti ne ho contato dai 5, all'inizio 5, poi ho seguito bene e ne ho contato 9. E passeggiano tranquillamente in mezzo alla gente. Io ho fatto anche i filmati e sono rimasto così perplesso, perché girovagavano tranquillamente senza nessun problema. Infatti non capisco perché nessuno mai abbia avvertito a chi ne era di dovere. Senti, ma se noi dovessimo debellare questa piazza dei ratti, e se gli ambientalisti avessero da ridire, che ci consigli? Anche loro devono vivere, i topi. Sì, io la penso anch'io, la penso giustamente sia da una parte che dall'altra. Però se una persona sta seduta sulla panchina aspettando l'autobus e viene per caso morsicato da un topo, come la mettiamo con gli ambientalisti? O almeno che non venga morsicato un figlio o un parente di un ambientalista, allora vediamo che le cose si mettono al contrario, allora vengono a nostro favore. Insomma, è un discorso di sicurezza principalmente e di igiene. Prima di tutto la sicurezza e l'igiene. Metti che un topo vada sulla carrozzina del bambino, come la mettiamo? Non lo so, questione anche di igiene, deve portarlo a disinfettare il bambino o a fare dei vaccini ben specifici, perché questi portano grosse malattie? Ed eccolo il punto nel quale sono stati avvistati nei giorni scorsi dei ratti correre da una parte all'altra. L'intervento che si sta mettendo in atto è massiccio, con delle trappole per topi, o meglio dei dispenser, con all'interno delle pastiglie di veleno che possano debellare dalla presenza dei ratti anche il cosiddetto info point del CTM, sempre in Piazza Matteotti. Depox, il prodotto utilizzato per debellare questo luogo dalla infestante presenza di quei mammiferi con la coda lunga, a volte squamosa, che i cagliaritani chiamano Smerdonasa, i topi e dunque i ratti.